Ciao a tutti, benvenuti a questa serata. Cerchiamo di recuperare il ritardo della partenza. Serata che da un lato conclude il percorso ecumenico che la Nuova Regalia aveva attivato quest'anno dall'autunno scorso e che prevedeva questa serata conclusiva e un po' aperta maggiormente a un pubblico, e inserita anche nella Passio, che in un certo senso ha buon titolo. Il tema del primato di Pietro, la funzione petrina, come oggi si dice, in qualche modo configura una singolare paternità verso la Chiesa universale, sebbene il Papa sia prima di tutto vescovo di Roma accanto ad altri vescovi. Ma ecco, già da un sin del 1995 di Giovanni Paolo II definiva il ministero petrino come un perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della Chiesa, oppure il segno visibile e garante di questa unità. Ecco, noi sappiamo che proprio sulla questione del primato di Pietro sono nate grandi discussioni nel tempo e grandi scissioni, ma i dialoghi ecumenici che la Chiesa Cattolica ha sviluppato dalle diverse parti, ecco, bisogna riconoscere che forse anche sulla spinta di questa sottolineatura delle aperture che Giovanni Paolo II ha offerto in quell'enciclica, ha portato comunque in questi ultimi anni a una serie di importanti, anche se differenziati, riconoscimenti del valore di un segno visibile di unità della Chiesa, di una figura che in qualche modo interpreta di questa unità. Giovanni Paolo II, che aveva proprio in quell'enciclica, aveva dato anche la sua la disponibilità a discutere forme nuove di gestione del primato che potessero andare nella direzione proprio di quel servizio, di quell'essere primo, ma per servire nell'amore di comunità, in una modalità che deve essere però, ecco, questo il punto, in discussione riconosciuta da tutti, un servizio tale se tutti lo riconoscono, non solo se lo subiscono. Ecco, l'attività ecumenica, il dialogo ecumenico è senz'altro un esercizio faticoso di vivere in prima persona, come diceva tanti relatori che abbiamo questa sera, sanno che non sempre le fatiche corrispondono ai risultati, ma anche che nel lungo periodo alcuni di questi risultati vengono. Attorno al primato, che è veramente uno dei punti delicati, ci sono posizioni più ravvicinate a quelle della Chiesa Cattolica, lo ritroviamo nella Chiesa Anglicana, nella Chiesa Ortodossa, un importante documento di Ravenna del 2007, ha posto alcune vicinanze di cui probabilmente dopo sentiremo. Più difficoltose sono i rapporti con la Chiesa riformata e metodista. Voglio recuperare il tempo che abbiamo perso dall'inizio e quindi segniamo solo almeno tre temi, si potrebbe dire altre cose, ma almeno tre nuclei che mi sembra importante affrontare attorno a questo problema e che in qualche modo nella serata i relatori credo toccheranno. Un primo nodo è quello del significato, diremmo, evangelico del primato e di questo servizio, della funzione petrina come servizio alla Chiesa. Il che radicare nel Vangelo questo servizio vuol dire forse anche trovare un linguaggio nuovo con il quale oggi se ne parla. Spesso il linguaggio di solito, cioè anche il linguaggio utilizzato, è stato più segnato da un tenore giuridico, anche perché appunto questioni giuridiche di rapporto tra comunità e tra le comunità cristiane richiedevano questo, ma per ritrovare uno spirito evangelico anche nel modo di porsi e di parlarne credo sia una grande pista di riflessione, che vuol dire anche trovare forse un fondamento biblico più solido. La Chiesa metodista pone qualche dubbio
su, proprio sul fondamento biblico di questa, diciamo, di questa figura, di questo servizio, almeno per come si è realizzato storicamente. Ecco, forse ritornare a una fondazione biblica, della, soprattutto della trasmissione delle proprie attività di Pietro ai successori e sui connotati che questo deve avere, è una grande sfida di cui stasera credo si debba tenere conto. Una seconda prospettiva che tiene insieme proprio di molto più ampio, cerco solo a quello che mi sembra il nucleo importante, è il collocare il primato all'interno di una ecclesiologia di comunione che va esplorata fino in fondo e anche che va indagata circa la necessità di questa ecclesiologia di un centro visibile. È necessario che ci sia un centro visibile, un nucleo visibile che fa unità nella comunione delle chiese, ma soprattutto anche facendo riferimento alla prassi che nel primo millennio della storia del cristianesimo si è realizzata, su cui sostanzialmente tutte le comunità si ritrovano, e quindi anche su un ritorno e una valorizzazione della conciliarità, della sinodalità, nel riconoscimento delle autonomie delle singole chiese, che vuol dire anche saper applicare ed esplorare un principio di sussidiarietà nella gestione e nella gestione dell'autorità. Ecco, qui credo si ponga anche l'altro, all'interno di questo quadro, si ponga anche l'altro problema grosso della giurisdizione, che il pontefice, il Papa, secondo la visione cattolica, dovrebbe realizzare in modo immediato, in modo ordinario, a livello universale su tutte le chiese. Ma è vero anche che il Papa, successore di Pietro della Chiesa Cattolica, è prima di tutto vescovo di Roma, è sicuramente rappresentante della Chiesa occidentale e si pone, attraverso la figura del primato Pietrino, diciamo ministro universale di unità, ma è anche capo di uno Stato. Allora queste diverse sfaccettature concentrate in una stessa figura sicuramente chiedono di essere rivisitate nella precisione, nella distinzione degli ambiti di responsabilità quando parla, diciamo così. E proprio questo mi sembra uno degli altri punti delicati nei rapporti tra chiese, perché la definizione di un primato non significa di sottomissione a un potere altro dalla comunità e dalla chiesa. Ecco, sono problemi complessi, calidosi, ho voluto solo accennare alcune cose senza poter approfondire, anche perché non spetta a me, ma sono questioni, credo, estremamente forse esotiche per la nostra chiesa, per le nostre chiese, forse lontane, qualcosa che non si capisce bene cosa c'entri con la vita di fede normale. Ma attraverso questi distinguo e attraverso questo dibattito, anche spesso faticoso, ormai è chiaro, era chiaro Giovanni Paolo II, e deve essere chiaro a tutte le comunità, che passa la stessa ridefinizione della vita di fede quotidiana dei singoli cristiani. Io lascio subito la parola ai nostri predatori, per primo sì, della Barca, che non perdo tempo, solo per risparmiare tempo nelle presentazioni, perché è motore anche di tutto quello che stiamo vivendo di questa sera, ma che mi parla in particolare come studente della Chiesa Cattolica, quindi Cristo, al quale quindi rimando per la notazione che facevo prima. Seguirà Bada Traian, presbitero della Chiesa Ortodossa Rumena in Italia, o del docente di Teologia Ortodossa Venezia, ma e seguirà l'ultimo Davide Costante, pastore della Chiesa Valdese Metodista di Novara. Io chiedo ovviamente ai relatori di cercare di stare nei 20-25 minuti che abbiamo concordato, in modo da garantire un
minimo di spazio per il dibattito. Mi scuso ancora un po' in fretta con cui abbiamo iniziato, partiamo, buon lavoro a tutti, buona serata, passo subito la parola a Don Silvio Barbato. Apocrifi, poi sette eretici nella battaglia per le sacre scritture.
Quindi in sostanza dice che la forma della grande chiesa che ne è scaturita nei primi secoli è semplicemente la forma più forte che ha schiacciato le altre. Quindi un policentrismo che a un certo punto, secondo la selezione della specie, come per Darwin, c'è una specie più forte delle altre, che è quella che ha vinto, è quella che si è affermata, poi da Costantino in avanti, eccetera, eccetera. Però in modo molto più soft, ma secondo la stessa tesi, di Cito invece è un grande studioso del Nuovo Testamento, Romano Penna, le origini del cristianesimo, quindi sempre da Carocci anche in questo testo, che sostanzialmente sostiene anch'egli un policentrismo del cristianesimo, cioè in altre parole che si è formato un po' a Roma, un po' ad Alessandria, un po' a Efeso, un po' ad Antiochia, un po' a Gerusalemme, e grosso modo nel primo secolo abbiamo già questi dibattiti di forme diverse per intendere, direi, la stessa fede, ma certamente forme anche distinte, ad un certo punto hanno prevalso alcune rispetto alle altre. È chiaro che se questa è la teoria delle origini, ci siamo, diventa difficile dire che ad un certo punto nasce una visione, come dire, concentrica, cioè che a Roma bisogna guardare, bisogna fare riferimento a Roma. Uno dice: perché devo fare riferimento a Roma? Non è meglio farlo ad Antiochia, grande città da dove è partito anche buona parte del cristianesimo? Non è meglio farlo a Efeso, dove Paolo c'è stato tanto tempo? Non è forse meglio farlo a Gerusalemme? E quello fa anche la gente, perché proprio Roma? E allora ecco che dentro una visione di policentrismo del cristianesimo, effettivamente ritengo che il primato della Chiesa di Roma risulti sul piano storico una creazione sostanziale del secondo secolo. Quindi non è, capite, certamente come Chiesa non era nella mente di Gesù quello che la Chiesa di Roma fosse la Chiesa del primato, capite, rispetto alle altre Chiese. Ma ancor di più c'è il problema di Pietro, perché sapete, non abbiamo la certezza assoluta che Pietro sia stato a Roma. Certo, abbiamo un po' di documentazione che ci dicono che Pietro sia morto a Roma, ma su Paolo che sia stato a Roma lì si va sul sicuro, ma su Pietro c'è chi mette dei grossi punti di domanda. Ma è che a un certo punto Paolo sembra uscire dalla scena rispetto a Roma, allora quando rimane solo Pietro e Roma e che tutto il papato è fondato su Pietro, e questo comincia a fare anche dei problemi dal punto di vista storico. Allora è chiaro che chi legge la storia dentro questo testo dice è un prodotto della storia, un prodotto di conflitti. A un certo punto vince questa chiesa sulle altre, si produce un riferimento petrino emotivo di Matteo 16, insomma il cosiddetto testo che stabilirebbe il primato di Pietro, tu sei Pietro, di questa Pietro, eccetera. Allora alla luce di queste cose si inizia a dire ecco che Roma e Pietro sono il punto fondamentale, capite, di quello che è il discorso del primato. Però, ripeto, sul piano storico c'è questo elemento di debolezza incredibile, perché se il cristianesimo nasce in un modo polimorfico diventa difficile difendere il fatto per quale motivo proprio Roma e per quale motivo proprio Pietro. Vi ho riassunto il problema, chiaro per tutti, almeno questo è il mio punto di vista, questo è il problema come lo potremmo configurarlo oggi nei dibattiti. Adesso nei 10 minuti che mi restano vedo di configurarmi invece un'altra via d'uscita del problema, che è la seguente. Torniamo a Gerusalemme. Allora, Gerusalemme per l'ebraismo, voi sapete che è la grande città, la città storica, la città di Dio, la città degli uomini, la città del gran re, eccetera. Allora, se noi osserviamo nella storia del giudaismo, e in particolare poi anche arrivando al primo secolo, cogliamo che Gerusalemme, in tutto il Mediterraneo, comunque nel mondo antico, aveva delle peculiarità straordinarie. E la cosa più straordinaria che esercitava Gerusalemme rispetto alle altre grandi città era quella di poter vantare, notate, una forma di attrazione verso di sé grazie a una struttura del loro anno liturgico che era impostata su feste che venivano celebrate comunque ovunque nel Mediterraneo ma anche in Oriente e quindi diciamo all'interno della diaspora e naturalmente anche nella Palestina di allora. Ma tra queste feste ve ne erano tre che pretendevano un pellegrinaggio e si trattava di Pasqua, sapete, la festa di Pentecoste e poi quella delle capanne. Tre di queste feste attiravano al Tempio di Gerusalemme gli ebrei dispersi nella diaspora. Allora, questa operazione sul piano storico
la si dice, quante volte l'abbiamo sentita, ma secondo me si è messa poco la testa sul significato sociologico che comporta questo tipo di operazione. Allora, sempre di più, anche rispetto allo studio del giudaismo, in questi ultimi decenni, soprattutto lo studioso italiano Gabriele Boccaccini ha portato avanti la linea che non bisogna parlare di giudaismo nel secondo tempio, ma di giudaismi al plurale, quindi non esiste un solo giudaismo, ma ci sono dei giudaismi, tra i quali si colloca anche il cristianesimo come uno dei giudaismi. Allora, vedete che la teoria polimorfica è già dentro in questi ultimi decenni nel pensare la matrice dalla quale nasce il cristianesimo. Allora, da giudaismi nasce anche il cristianesimo come uno dei giudaismi, e si è portato avanti la linea che, certo, l'idea generale del giudaismo c'era, ma è proprio la visione particolare, quindi di gruppi distinti. E facendo questa affermazione, si sostiene, come dicevo, la teoria polimorfica contro una teoria invece, come dire, monogenetica precedente, che vedeva il giudaismo come un blocco a sé stante, il cristianesimo che nasce e a questo punto si oppone al giudaismo. No, il cristianesimo è uno dei giudaismi, stop. Ecco, questa visione quindi poligenetica, polimorfica dei giudaismi comporta, nel modo di pensare da parte degli storici, l'idea di una, come dire, differenziazione di questi giudaismi, e si perde di mira, notate, l'operazione culturale sociologica che opera a Gerusalemme, al punto tale da connotare i cromosomi di tutti questi giudaismi. Questo è il passaggio ulteriore che voglio cercare di trasmettervi. Cioè, cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che non c'era la possibilità da parte dei giudaismi di essere riconosciuti se non facevano riferimento a Gerusalemme. La riprova sono i samaritani, i quali, rifiutando Gerusalemme, non sono riconosciuti di fatto come un giudaismo. Gli storici poi lo riconoscono come uno dei giudaismi, ma il problema è che i giudaismi di allora non riconoscevano i samaritani come un giudaismo effettivo. Perché? Perché mancava il punto di riferimento con Gerusalemme e con il Tempio di Gerusalemme. Questa cosa non deve sfuggirci di mira, perché ci dice che se un giudaismo doveva nascere e se un giudaismo doveva sopravvivere, doveva fare conti con Gerusalemme. Senza Gerusalemme un giudaismo non sopravviveva. Questa è una tesi mia, che sto portando avanti anche come approfondimento. Il giudaismo di Giovanni Battista, la linea di Giovanni Battista, ritengo che praticamente sia morta nel tempo a motivo del fatto che ha preso le distanze nei confronti del Tempio e di Gerusalemme. Mentre il giudaismo di Gesù Cristo, che mantiene un contatto diretto con Gerusalemme e con il Tempio, capisce molto bene che, come qualche secolo prima i farisei e i sadducei sono nati, si sono affermati anche gli esseni, perché hanno tenuto Gerusalemme come punto di riferimento e il Tempio di Gerusalemme come punto di riferimento, sappiamo molto bene che per poter nascere e svilupparsi come giudaismo bisognava stare a Gerusalemme, avere il quartiere fondamentale a Gerusalemme. Anche gli esseni ce l'avevano, a sud di Gerusalemme, figurate, loro avevano un'opposizione con il sacerdozio del Tempio, non con il Tempio, con il sacerdozio del Tempio. Allora, cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che nei cromosomi dell'essere giudaismo al singolare tra i giudaismi all'epoca di Gesù c'era una visione centralizzata della religione giudaica. Quindi se tu eri a Roma, nella diaspora, sapevi molto bene che la città del giudaismo verso la quale eri chiamato ad andare almeno una volta nella tua vita era Gerusalemme nelle feste di pellegrinaggio. Questa cosa era dentro, ripeto, nella forma di tutti i giudaismi dispersi nella diaspora, perché la struttura di tre pellegrinaggi che portava le persone a Gerusalemme era tipica solo del giudaismo. Non conosco altra religione in antichità che metteva in atto un movimento che portava, ad esempio, Pasqua a Gerusalemme avere 20-30.000 abitanti e di colpo averne 150.000 circa. Quindi capite, oltre 100.000 persone in più rispetto a quelle che vivevano a Gerusalemme. Cioè è un collasso dal punto di vista economico, organizzativo, sociale, eccetera. Quindi questa cosa, che durava comunque almeno una settimana, due, tra il venire e il ripartire da parte della gente, prodotta tre volte all'anno, è chiaro che dal punto di vista della psicologia sociale della gente di Gerusalemme non poteva comunicare quello che sto dicendo, cioè Gerusalemme attrae tantissimo verso di sé. Quando nasce il cristianesimo, e notate, vuol dire che questo giudaismo dove il proprio Messia, punto di riferimento Gesù, viene messo a morte,
La cosa più normale è che i discepoli tabaccassero da Gerusalemme, se ne andassero, perché era pericoloso stare a Gerusalemme. Allora, per quale motivo invece stanno a Gerusalemme? Ma non solo, per quale motivo poi quando comincia la storia di Paolo, Saulo, che deve partire a portare il messaggio nelle altre chiese, deve sempre fare riferimento a Gerusalemme? Parla delle tre colonne, deve sempre fare reverazione per Gerusalemme. Perché deve sempre tornare a Gerusalemme Paolo per rendere conto delle cose, se non perché il giudaismo cristiano capisce molto bene che per sopravvivere doveva, e per nascere, diciamo, doveva stare a Gerusalemme in relazione al Tempio, e solo così poteva espandersi all'interno di una missione originaria, tipica, con i cromosomi di questo nuovo giudaismo, che è esattamente quello che noi chiameremo il cristianesimo. Capite? Tutto questo viene dagli anni 30 fino all'inizio degli anni 60, quando poi Paolo sarà costretto ad andare a Roma, e il gruppo di Gerusalemme, progressivamente, secondo le testimonianze che abbiamo, sempre altri, deve fuggire o decide di fuggire a Gerusalemme e sta per iniziare la guerra giudaica. E allora a quel punto il gruppo se ne va, e con la distruzione di Gerusalemme, essendo un giudaismo che nasce tra i giudaismi con questi cromosomi di fondo, cioè che esiste la città che centralizza l'immagine della religione, cosa fa? Esporta questo modello, e arrivo alla conclusione, esporta questo modello che è dei cromosomi del giudaismo in questo nuovo giudaismo che è il cristianesimo. Dove lo va a esportare? Nel punto più interessante che maggiormente stabiliva con la comunicazione in tutto l'impero, la capitale dell'impero, e non a caso nella storia di Paolo punta già verso Roma, anche a Lettere Romani lui annuncia che il punto di riferimento era comunque verso Roma. E notate, se per Paolo il punto di riferimento quindi era Roma, e Paolo a Lettere Romani non cita neanche Pietro, e uno dice come mai non cita Pietro, quindi Pietro non era ancora stato a Roma, va solo dopo, non lo sappiamo, sta di fatto che Pietro ha relazione a Gerusalemme, perché Pietro è una delle tre colonne, e di queste tre colonne capite molto bene che Pietro è quello che assieme a Paolo, uno per come dire, il giudaismo di lingua aramaica, l'altro invece è per i gentili, per cui è esattamente per la diaspora. Paolo, questi due ingredienti che stanno nella missione paolina e petrina vengono esportati da Gerusalemme e vengono riportati a Roma. E concludo citandovi il testo che maggiormente documenta questa cosa, siamo attorno al 180 d.C. Nel terzo libro dell'Adversus Hereses noi ascoltiamo queste parole da parte di Ireneo, vescovo di Lione, che sono, secondo me, chiarificatrici come parole anche all'interno della teoria che abbiamo espresso, cioè che Roma non ha a che fare con Pietro, ha a che fare con Paolo e Pietro per riassumere la Gerusalemme che purtroppo l'hai persa perché l'hanno distrutta, non è più possibile stare a Gerusalemme, bisogna andare nella città capitale dell'impero, dove si fa ripartire un carisma dell'unità, intendendolo come centralizzato, tra virgolette, come lo era Gerusalemme. E allora dice Ireneo di Lione, ma poiché sarebbe troppo lungo in quest'opera enumerare le successioni di tutte le chiese, prenderemo la chiesa grandissima e antichissima e a tutti nota, la chiesa fondata e stabilita, uno pensa a Gerusalemme, invece no, a Roma. E dice, a Roma dai due gloriosissimi apostoli, Pietro e Paolo. Poi va avanti, eccetera, e dice, infatti, con questa chiesa, in ragione della sua origine più eccellente, deve necessariamente essere d'accordo ogni chiesa. Capite? Tradotto, con la chiesa di Gerusalemme necessariamente deve essere d'accordo Efeso, deve essere d'accordo Antiochia, deve essere d'accordo Alessandria, deve essere d'accordo Mileto, tutte con Gerusalemme. Ma essendo stata distrutta Gerusalemme, non essendoci più la chiesa di Gerusalemme, con questa chiesa, quindi necessariamente devono essere d'accordo ogni chiesa, cioè i fedeli che vengono da ogni parte, essa nella quale per tutti gli uomini sempre è stata conservata la tradizione che viene dagli apostoli. E da qui inizia la successione apostolica che parte da Nino e arriva fino a Eleutero, che è il dodicesimo che va a denunciare. Ma è curioso che non parte da Pietro, ma dice che la fondazione della Chiesa, che è la nuova Gerusalemme, è esattamente
esattamente Roma con Pietro e Paolo insieme, cioè l'apostolo delle genti e l'apostolo del giudaismo di lingua aramaica, messi assieme a base della nuova Gerusalemme, la quale è chiamata a essere punto di riferimento come lo era Gerusalemme. Questa, capisco, è una tesi storiografica, se volete anche un po' innovativa, che secondo me mette le basi per una ricomprensione anche storica di quello che può essere saggiamente considerato il ruolo di un primato all'interno delle chiese, che tra l'altro scaturisce proprio dei cromosomi, ripeto, del giudaismo. E se è vero, come dicono gli studiosi, il cristianesimo era uno dei giudaismi, mi pare che storiograficamente parlando abbia il suo fondamento questo modo di pensare. Grazie. Precedente poi alla tradizione apostolica, alla trasmissione della tradizione, apostolica, che avrebbe in Roma un vertice di eccellenza riconosciuto dalle altre comunità. La tradizione ortodossa rimane invece alla pluralità delle comunità nate sulla scia della fusione degli apostoli, dei missionari della Chiesa. Lascio subito la parola. Grazie, buonasera. Tento di rispondere alle problematiche formulate nell'introduzione e al significato evangelico del servizio pietrino. Certo, accogliamo pienamente ciò che nella teologia e nella riflessione occidentale cattolica si dice, tuttavia si fa una netta distinzione tra l'operato degli apostoli e l'operato dei vescovi messi da loro. L'apostolato è unico e poi Mattia è quello che entra nel gruppo dei dodici e basta, mentre poi i vescovi porteranno avanti questo loro operato. Ma non è più e nella successione apostolica, ma non sono gli apostoli. Due, è interessante vedere che da una parte, almeno nei testi biblici, troviamo questo primato di Pietro, d'altra parte troviamo la moltiplicità degli apostoli, 12 apostoli, per cui da una parte c'è una persona del gruppo, l'altra parte è il gruppo intero. La persona non è senza il gruppo, e il gruppo ha dentro di sé Pietro. 3. La mentalità e la sensibilità biblica ci dice che il problema fondamentale che Cristo insegna agli apostoli del Giovedì Santo è chiaro, quello del servizio. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Per cui il Kyrios e Kyrios e Diakonos, cioè la sua signoria è tale se c'è la diaconia. Senza fare diaconia uno non può essere il Kyrios. Per cui significato evangelico ci aiuta a capire fino a un certo punto, ma questa eccellente relazione detta in poche parole apre una pista interessante, che non è più una pista semplicemente biblica o teologica, ma è storico-sociologica, se posso chiamarla così, o fenomenologica, la fenomenologia della religione, come cosa è successo che si è arrivato, si è spostati da Gerusalemme a
primo atto, passo al secondo punto, è un problema che va precisato. Di solito parliamo del primato del Vescovo di Roma, ma guardate che il primato della persona ne deriva dal primato della Chiesa, per cui è più giusto parlare prima del primato della Chiesa. E il capo della Chiesa, con una certa importanza, diventa anche lui, acquista anche lui, ricevendo una certa importanza a livello dell'assemblea episcopale. E la storia ci dice chiaro che quella plurigenesi si era abbastanza bene strutturata attorno alle sedi che, alle quali facevano capo certe aree culturali, geografiche e storiche, non so come chiamarle, no? Cioè Roma per l'Occidente europeo di oggi, Alessandria per il mondo dell'Africa di oggi e Antiochia per il vicino Oriente. Sono queste le prime sedi che vengono citate in occasione del primo concilio ecumenico di Nicea, 325. In seguito appare poi anche la sede di Costantinopoli, che viene messa non sul quarto posto, ma sul secondo posto, in quanto Nea Romi, la nuova Roma, e poi la sede di Gerusalemme, che godeva di un certo onore, ma soltanto più tardi è stato riconosciuto come, è stata riconosciuta come una sede di preminenza. E poi con lo sviluppo ulteriore che il tempo non ci permette di descrivere, si è arrivata alla cosiddetta pentarchia, una struttura decentralizzata che manifesta la Chiesa una nei ambienti di ambienti culturali e di sensibilità e di mentalità abbastanza diversificati tra di loro, perché in un modo si sentiva e si percepiva la religione del vicino Oriente, in un altro modo a Roma o in Africa. Per cui il primato delle chiese, non, è interessante, cioè, come dire, questa importanza primaziale delle chiese appare di solito nelle grandi capitali, nelle province di allora. Più tardi si avrà addirittura una lettura molto storica, per niente teologica. Il canone 28 del quarto concilio ecumenico, per giustificare l'elevazione della sede di Costantinopoli, antica Bisanzio, alla dignità più importante, poi diventa chiamata patriarcale, si dirà: siccome questa città è sede dell'imperatore, sede di senato, così come Roma è sede dell'imperatore e di senato, anche la sede episcopale viene elevata a un onore, a una dignità particolare, sul secondo posto, secondo quella. Però questo, per cui ci troviamo in una chiesa una decentralizzata, o con cinque sedi che con qualche volta piccoli distinti tra di loro, ma mantengono l'unità della Chiesa, anche se qualche volta si arriva anche a brevi momenti, più lunghi momenti di scisma,
Queste sedi hanno un'importanza che non è tanto diversa dall'altra. Dice qualche teologo ortodosso, così come nella Trinità, quando enumeriamo il Figlio come secondo e lo Spirito Santo come terzo, non vogliamo dire che il secondo è meno importante del primo e il terzo è importante del secondo, ma vogliamo dire che tutti sono sullo stesso piano. Poi più tardi metterà in evidenza il fatto che alla fine il vescovo di una di queste grandi sedi episcopali è alla fine vescovo come gli altri, con le prerogative di coordinare l'attività nell'area, senza possibilità e diritto di intervenire uno nella giurisdizione dell'altro. Per cui nessun patriarca non poteva intervenire nel patriarcato dell'altro che soltanto in casi eccezionali, quando era messa piuttosto in discussione non tanto la struttura della Chiesa quanto la fede. E allora ecco che si sente il bisogno di affrontare i grandi problemi che si pongono alla Chiesa nel suo confronto piuttosto con la mentalità, con la cultura del tempo, che non è semplice tradurre il messaggio da una cultura semitica in una cultura greca, poi una cultura latina e così via. Il fenomeno dell'inculturazione è molto complesso e molto delicato. Potrebbe portare o alle divisioni o alle incomprensioni o a altre situazioni che nuocerebbero l'unità della Chiesa. Nello stesso tempo dobbiamo dire che il primato di queste sedi, che si trovano nell'ordine della taxis, come lo chiamano i greci, citato Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, dà la dovuta importanza a ognuna di questi centri. Ma queste sedi non sono centri, non so come dire, dei quali dipende l'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa dipende dall'obbligo di questi centri di mantenere la fede ortodossa, cioè la fede non nel senso convenzionale di oggi, ma la fede corretta, giusta, della Chiesa, in modo particolare di fronte agli insegnamenti errati, alle eresie, si mantiene mantenere la fede ortodossa. E per cui passo al terzo problema, e adesso il primato comunque va collocato all'interno di questa comunione esistente tra le chiese, chiamiamole nei termini di oggi, diocesane, attorno prima al metropolita, al vescovo della metropoli, che metropoliti tra i quali alcuni diventano i cinque, diventano patriarchi, guidati da questi principi del primus inter pares, il primo tra uguali. Cosa significava? Significava vederli sullo stesso piano, capofila, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, non subordinati. È uno dei concili lateranensi, 1215 se non sbaglio, che citerà, ma in ordine di subordinazione, non più sul piano orizzontale, ma in discendenza.
Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. E allora tutto cambia, tutto cambia. Il primato del vescovo di Roma, che viene citato, presentato come uno dei motivi della separazione tra l'Oriente e l'Occidente cristiano, assieme a Filioque, ma Filioque è considerato più teologico, questo per il mondo ortodosso è considerato un problema più canonico, giuridico. E leggevo questi giorni che uno dei teologi russi di Parigi dice: ma la Chiesa comincia a strutturarsi giuridicamente, canonicamente, mentre la realtà della Chiesa non è un soggetto di diritto. E allora si entra in questa difficoltà di organizzare l'operato della grazia. Non so se posso dire così. E poi non mi soffermo su tutta la letteratura, è stata tutta una letteratura polemica dopo 1054, con il papato, con tutte queste storie che Vaticano II in poi, in modo particolare, è scomparso, anche perché adesso i problemi nell'ambito ecumenico in cui ci troviamo, i problemi vengono collocati e abordati diversamente. Cioè un reciproco ascolto per comprendere l'altro e per trovare i valori che sono nell'altra tradizione. E la cancellazione delle scomuniche tra la Chiesa ortodossa bizantina e la Chiesa cattolica romana il 7 dicembre 1965 creeranno una nuova situazione, perché anche se non unite, le due Chiese non sono più in stato di reciproca scomunica, e questo dà la possibilità all'apertura del dialogo teologico dopo l'apertura del dialogo della carità, come si diceva all'inizio. E i documenti che abbiamo fino adesso hanno creato non soluzioni, ma comunque delle premesse per la sottolineatura della sacramentalità della Chiesa, della Chiesa comunione, della Chiesa mistero, della Chiesa nella quale il vescovo della Chiesa locale acquista un'importanza e si recupera, si supera la contrapposizione tra l'ecclesiologia universale messa in essere, dogmatizzata col Pastor Eternus nel 1870, e l'ecclesiologia della Chiesa locale portata avanti dal mondo ortodosso, il quale ha sempre pensato la Chiesa locale come una Chiesa universale in loco. Ma quando diciamo, vedete, ho già tradotto universale, ma non è la Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica, cioè la Chiesa della pienezza dell'insegnamento e della grazia e della successione apostolica in loco. La Chiesa di Dio che è a Corinto, la Chiesa di Dio che è a Efeso e così via. Questa Chiesa di tipo locale poi rimarrà così. Ovvio, avrà uno sviluppo che nel mondo ortodosso porterà alle autocefalie. Ma ciò che è importante dire che la Chiesa, la riscoperta della Chiesa comunione, pensate cos'era la Chiesa Societas Perfecta, tutta giuridica, si riscopera la Chiesa. C'è un scrittore,
Antonio Acerbi, da cattolica, aveva fatto un grosso volume, Le due ecclesiologie del Vaticano II, Chiesa Comunione e Chiesa Giuridica, no? Chiesa, una che va sul versante piuttosto canonico giuridico, l'altra che va sul versante diciamo comunionale sacramentale, secondo la quale il vescovo è vescovo non in quanto nominato ma in quanto consacrato. Questo dice tutto, perché abbiamo avuto anche a Grano dei vescovi grandi nominati, ma non si facevano nemmeno consacrati, no? Venne San Carlo Borromeo qui per interrompere quella cattiva abitudine. Ebbene, tra i documenti, tra le due chiese, sono di particolare importanza sull'argomento che ci interessa, il documento di Palamo, il quale risponde, mette le premesse per la soluzione del primato, dei problemi del primato e del collegato problema della infallibilità. Per cui si utilizza, si riprende il termine straconosciuto del primus inter pares, si ricorda la pentarchia e si dice che i concili ecumenici hanno validamente formulato, infallibilmente formulato la fede della Chiesa. Allora fare queste affermazioni nel 1900, quando è stato 88 se mi ricordo, dopo ciò che si era detto nel 1870, quando si era affermato contro il conciliarismo, un certo conciliarismo di allora, la storia la sappiamo, allora questo fa effetto e ci porta un po' a riflettere sulle radici con le quali sono d'accordo gli uni e gli altri. Certo, un contributo particolare è dato da Papa Giovanni Paolo II nell'ultimo siglo del 95, ma lì abbiamo, a mio avviso, destissimo, un problema positivo e un problema negativo. Il problema positivo è che si esprime la disponibilità di ridiscutere, non il primato, l'esercizio del primato, che è già bene, e sempre sul positivo vedo il fatto che si invita a discutere su questo tema i vescovi, i responsabili, i teologi delle altre chiese ortodosse ed evangeliche. Qui credo che nessuno, non ho visto articoli sviluppati su questo tema, è un implicito riconoscimento del magistero non soltanto episcopale, ma anche dei teologi e dei laici, dei responsabili delle chiese. Però il problema meno positivo, per non chiamarlo negativo, è di parlare con me. Invece l'unità si deve fare con la Chiesa Cattolica Romana, non con una persona. No? Cioè, questo è un problema, ma ormai vedo che non, questo punto di vista non è stato sviluppato. Il tempo è scaduto. Permettetemi di ricordare soltanto che nel documento, nel dialogo, dopo quello di Palamo in Finlandia, il dialogo ha prodotto un documento di particolare importanza sul nostro tema nell'incontro di Ravenna del 2007. E qui si pone il problema che è già avanzato a Palamo. Il primato non è un problema autonomo, il primato va messo in interdipendenza con
la collegialità, perché allora il problema non è più di contrapporre l'esercizio dell'autorità in modo collegiale, sinodale, sostenuto fino allora dal mondo ortodosso, e in modo personale, sostenuto dalla teologia cattolica col Vaticano I e riaffermato dal Vaticano II, ma il problema è di trovare un punto di equilibrio tra l'esercizio collegiale e sinodale del primato. E questo credo che sia di particolare importanza. Questo documento dice: primato e conciliarità sono reciprocamente interdipendenti. Per tale motivo, il primato ai diversi livelli della vita della Chiesa locale, regionale e universale deve essere sempre considerato nel contesto della conciliarità e analogamente la conciliarità nel contesto del primato. Allora le cose cambiano e si aprono possibilità di soluzione. Poi si dice ancora primato è una pratica fermamente fondata sulla tradizione canonica della Chiesa, che esistono delle differenze nel comprendere sia il modo secondo il quale esso dovrebbe essere esercitato, sia i suoi fondamenti scritturali e teologici. Ma oggi come oggi è chiaro che il Vescovo di Roma è chiamato come è chiamato e riconosciuto come il primo tra i Vescovi. Io stesso mi trovavo in piazza San Pietro a Bari quando fu l'attentato dell'81 a Paolo VI, ho detto, ma mi è scappata così automaticamente, attentato al primo dei vescovi della cristianità e attentato a tutta la Chiesa, no? Ovvio, nella conclusione si dice che il dialogo deve continuare, che la comprensione della Chiesa ortodossa afferma che ha di sé si crede lei la Chiesa una santa cattolica apostolica, che dal punto di vista cattolico la stessa consapevolezza di sé implica che la Chiesa una santa cattolica apostolica sussiste nella Chiesa cattolica. Nel frattempo abbiamo avuto un po' prima, nel 93, il documento di Balaban, nel quale le due chiese si chiamano chiese sorelle, e non è un titolo di cortesia, ma è una realtà basata sull'insegnamento apostolico, sulla successione apostolica e sulla sacramentalità. E questa implica il riconoscimento dell'ecclesialità, il reciproco dell'ecclesialità dell'altra. Sono due chiese, ma nel momento in cui si riconoscono chiese sorelle, vuol dire che si dovrà lavorare affinché un indomani dichiarino, dopo la soluzione di altri punti che rimangono ancora, nodi che rimangono ancora da sciogliere, che si dichiarano, le due chiese sorelle si dichiarano praticamente la Chiesa una santa cattolica apostolica. Insieme come costituzione della dogmatica del Concilio Vaticano I, cioè il fatto che il papato oggi si configura mettendo insieme per stessa definizione del Concilio Vaticano il primato e l'infallibilità. Io non vorrei separare queste due cose, secondo me è importante invece anche tenerle insieme per capire effettivamente di che cosa si sta discutendo. Il testo della strada di oggi ci diceva: chi vuole essere primo si faccia servo. Allora, ripartendo da questa idea,
Io come pastore di una chiesa riformata ovviamente ho forse qualche difficoltà in più a parlare di una tradizione apostolica e di un primato petrino che evidentemente non riconosco come chiesa riformata, altrimenti non sarei una chiesa riformata e farei parte di un'altra chiesa. Però sulla riforma del papato, cioè sulla possibilità che invece quello che è, come dire, in questo momento, probabilmente anche come in parte veniva sottolineato, è il primato, cioè il primato, la, diciamo, la figura e la funzione papale, quindi non la persona singola sulla quale ovviamente nessuno obietta e dice nulla, ma su così come si configura la funzione papale invece possiamo discuterne insieme, cioè capire che cosa oggi vuol dire. Allora, io do per assodata la parte biblica, diciamo, iniziare dalla relazione di Don Silvio, sia in qualche modo qualcosa su cui ci si trova oggi in questo modo d'accordo. Lui citava alcuni autori, io ne potrei citare altri di parte protestante, forse anche un po' più antichi, un nome a caso, Bultmann, nel senso la tradizione esegetica protestante, questa poligenia, questo plurigiudaismo, eccetera, lo riconosce, diciamo, da un secolo, grosso modo, abbondantemente. Ma oltre a questo, io direi di più, forse anche l'idea che la funzione papale, così come oggi la configuriamo, cioè il vicario di Cristo e la sua infallibilità è il primo tra i vescovi, ma oltre al vescovo di Roma, in qualche modo, come viene definito, il segno visibile, il garante dell'unità, cioè, questo tipo di definizione, io credo possiamo essere abbastanza d'accordo sul fatto che abbia molte difficoltà a trovare un aggancio biblico e nella tradizione dei testi anche extrabiblici prima del terzo o quarto secolo. Nel senso che indubbiamente Pietro possiamo grosso modo dire che ha avuto una funzione importante anche all'interno del gruppo dei discepoli, probabilmente, come ci diceva Don Silvio, è stato a Roma, ha svolto un ruolo di certo tipo. Però ecco, da questo farne derivare una funzione di primato e un primato così come si è configurato nei secoli, direi che tutto sommato non solo la storiografia degli studi protestanti ortodossi, ma anche quelli cattolici sono abbastanza dubbiosi su questo fatto. Quindi io su questo pezzo non ci tornerei, andrei per assodato, cioè la, come dire, la presentazione storica che ha fatto Silvio secondo me è più che sufficiente per dire che tutto sommato si comincia a configurare dal punto di vista di politico e storico la preminenza della funzione della Chiesa di Roma in funzione antieretica, quindi con Ireneo, ma ancora prima il vescovo di Corinto, Dionigi fa una citazione a Massani, cui dice la Chiesa di Roma fondata da Paolo e Pietro, del loro lavoro comune fatto sia a Corinto che a Roma. Allora di là dell'esattezza storica che ci fa un po' capire il valore di questa cosa, cioè, perché è indubbio che Paolo è stato a Roma. Sul fatto che Pietro è stato a Corinto ci sarebbe molto più da discutere, molto probabilmente no, probabilmente Pietro è stato a Roma negli ultimi anni del suo ministero, diciamo che molto probabilmente morto lì. Detto questo, invece, io sarei più sull'oggi e forse inizio già un po' a stimolare di più delle domande, anche perché molte cose sono già state dette, quindi io vi sottopongo un po' più delle questioni, che sono le questioni che infatti in fondo storicamente la riforma ha posto alla questione papale. Allora, la prima questione degli stimoli che io vi posso buttare lì, potremmo dire: uno, il papato potrebbe essere riformato nella funzione di ritornare, questo forse un po' più nell'attenzione a quello che dice, cioè ridiventare realmente il vescovo di Roma, nel senso esercitare la sua funzione non più come una questione di primazia o di autorità, ma come una questione di modello, ovvero se il Papa diventa effettivamente il vescovo di Roma con la sua diocesi, al pari di tanti mila altri vescovi che ci sono, nella, come dire, nello stare in una diocesi svolge il suo ruolo di servizio e mostra in questo senso a livello di esempio che cos'è il vescovo nella cosa. Un'altra caratteristica di un papato rinnovato dal punto di vista riformato quale potrebbe essere? La rinuncia al potere. Allora, non la parte riformata ma la parte cattolica importante, un teologo come Kuhn parla di rinuncia volontaria in questo contesto sulla Chiesa di una quarantina di anni fa, parla di una rinuncia volontaria al potere spirituale senza la quale diventa effettivamente difficile una riunificazione delle chiese divise. Allora, la rinuncia al potere vuol dire in qualche modo rinunciare a una serie di caratteristiche che
primato papale ha il fatto che ci sia un primato, che ci sia un potere temporale, sono caratteristiche del papato moderno, ma non soltanto moderno, insomma, che hanno configurato il papato e che sono oggi, oltre a quelle già enumerate, delle, come dire, difficoltà all'interno del dialogo. Una terza caratteristica sulla quale non mi dilungo, di un papato rinnovato, dovrebbe essere la disponibilità a prendere sul serio, come ci ricordava Trajan, la collegialità episcopale, ovvero una collegialità nel quale il primo passo è che il sinodo dei vescovi, qualora ci fosse un sinodo unitario, deve avere un potere deliberante e non un potere consultivo come è attualmente, che di fatto vuol dire che non decide un potere consultivo. Oltre a questo, probabilmente, e questo io mi rendo conto che è assolutamente fuori dalla logica di chi riconosce invece il primato petrino, ma indubbiamente la funzione di questo vescovo è una funzione data da una carica elettiva, perché altrimenti non è una collegialità pienamente riconosciuta, nel senso che effettivamente sta all'interno di una collegialità di vescovi, questa roba non può essere gestita in maniera alternativa. La quarta caratteristica di un papato rinnovato è quella di una rinuncia in qualche modo da parte non tanto della persona in quanto tale, ma di ciò che ruota attorno alla funzione papale, della rinuncia sostanzialmente al ruolo che invece c'è di riconoscimento di un potere politico. Le ambasciate diplomatiche, la funzione di Stato di del Vaticano, che comunque vengono integrate nel fatto che ci sia una funzione di primato da questo punto di vista. È evidente che questa cosa non è così, direi, immediatamente fattibile e proponibile, perché questo va a toccare tutta una serie di paletti strutturali della Chiesa Cattolica Romana. Allora, su questa cosa, secondo me, invece, ci sono due, come dire, tenendoci al tema di oggi, cioè il fatto di dire che è possibile avere un tipo di papato diverso nel quale il senso di fondo sia il principio evangelico del chi vuole essere primo si faccia servo. Allora, chi vuole essere primo si faccia servo vuol dire sostanzialmente non che ci dia un primato di servizio, perché altrimenti in qualche modo io strutturo di nuovo in qualche modo una funzione gerarchica all'interno della Chiesa che noi da parte riformata riteniamo non ci sia. Nel senso, se io dico evangelicamente chi vuole essere primo si faccia servo, vuol dire far saltare il principio del fatto che ci sia bisogno di un primato e di una gerarchia. Stabilisco un principio più collegiale da questo punto di vista. Allora, il dettato evangelico da parte riformata è quello di dire ha senso parlare di un primato? Evidentemente per alcuni sì, per altri per la cristianità no. Come è possibile modificare un papato in senso evangelico da parte riformata? Allora, i due ostacoli sostanziali che la parte riformata in qualche modo ha visto sono: il primo, vi leggo un pezzo così più chiaro, cioè il ruolo del successore di Pietro viene definito come il vero vicario di Cristo, capo di tutta la Chiesa, padre e maestro di tutti i cristiani, e ha una giurisdizione piena, universale, mediata e diretta sulla Chiesa, e questo è un articolo di fede che tutti i cristiani devono credere. Ora, il problema è che questo, unito al fatto che il dogma dell'infallibilità è un dogma divinamente rivelato, fa sì che di fatto si tratti non di cambiare una dottrina all'interno del cattolicesimo romano, ma di una questione di fede. Adesso, che quando si dice che un dogma divinamente rivelato e quando si dice che questo è un articolo di fede che i cristiani devono credere tutti, questo mette chiaramente la cristianità in una posizione di difficoltà, perché a me viene chiesto di credere in quanto credente cristiano a una funzione che si esplicita in un primato e in un'infallibilità della cui biblicità io dubito fortemente che anche uno studioso cattolico possa riconoscere a livello biblico, perché sul fatto che Pietro appunto abbia avuto un suo valore all'interno ci si può stare, sul fatto che ci sia un'infallibilità avrei molto più, tanto è vero che un dogma estremamente tardivo, ma non a caso costituito dogmaticamente insieme a quello del primato.
E questa è un'operazione molto complessa da fare, perché all'interno del cattolicesimo stesso, che da struttura è l'unico che può riformarsi, perché la riforma non può venire da parte né delle chiese riformate luterane né da parte delle chiese ortodosse. Essendo una questione di fede, chiunque mette in discussione all'interno del cattolicesimo la funzione papale può in qualche modo venire tacciato, se vogliamo, di mancanza di fede. Questo vuol dire in qualche modo che ogni discorso critico sul papato, sia dopo il primo concilio, ma anche dopo il secondo concilio vaticano, di fatto può essere inteso come un discorso di incredulità. E questo è uno dei problemi sostanziali all'interno del cattolicesimo. La seconda funzione, ancora maggiore, qualcuno l'accennava prima, quando si parla del papa, non si parla soltanto di una funzione, si parla di una persona concreta, viva e lecita, che non è a lato del problema. Cioè, come dicevamo anche prima, quando si discute di ecumenismo sulla funzione papale, non si discute in una stanza a parte di una, come dire, dottrina o di una questione legata a tre appartenenze religiose diverse, per dire in maniera semplice, ma si discute con la parte del problema su questa funzione. Ora, dal punto di vista strutturale, è chiaro che qualunque tipo di decisione venga presa su questa roba qua deve tener conto di quello che dice il Papa, il quale però è l'unico che può fare per stessa struttura del papato, così come configurato, è l'unico che può fare il passo indietro. Per questo qui parlava appunto di una rinuncia volontaria al potere spirituale, perché non c'è all'interno del papato altra struttura in grado di farlo, nel senso che non c'è, come dire, la possibilità di una reinterpretazione del papato senza il consenso del papa stesso. Allora, questo vuol dire anche che qualche papa, probabilmente dopo il Concilio Vaticano II, ci si è illuso di poter andare di più in questa direzione, ma anche l'accenno che Madonna faceva prima su questa medaglia, la parte positiva nel dire dialoghiamo con la Chiesa ortodossa e la Chiesa protestante su questo punto, vuol dire un'apertura. Dall'altra però si discute sul modo di interpretazione del primato, non sul primato, non a caso. E non a caso si discute senza prescindere dal fatto che il Papa è parte della discussione e pretende per struttura stessa, non perché in qualche modo si senta più bello degli altri, per dire con un termine non accademico, ma nel senso che evidentemente il papato, se nel momento in cui rinuncia a essere ciò che è, sostanzialmente muta la natura stessa della Chiesa cattolica romana. Diversamente, qualunque tipo di cambiamento non è il cambiamento auspicato dalle altre due parti, è fondamentalmente un cambiamento fittizio, nel senso che discutere della funzione di come si interpreta l'esercizio del primato senza mettere in discussione il primato, almeno per quanto riguarda la parte protestante, ma sulla parte ortodossa ci sarebbe da fare altri chilometri di discussione. Sostanzialmente anche lì c'è un problema di fondo, perché se io dico la collegialità deve essere totale, vuol dire che non c'è un primus inter pares che ha l'ultima parola, vuol dire, e così dico anche sostanzialmente quello che poi può essere la proposta riformata, cioè l'idea che c'è una conciliarità completa, allora con una conciliarità che non definitivamente vada a riprendere l'infallibilità. Quando Valdo prima citava il concilio di Nicea, io leggerei così, non so se su questo si può essere d'accordo, nel momento in cui la cristianità ha chiuso il canone, quindi in qualche modo ha stabilito i testi che fanno parte del Nuovo Testamento, escludendone degli altri, ha implicitamente, se non detto in maniera chiara, che espresso che cosa per la confessione del protestantesimo? Un primato della sua scrittura rispetto alle sedi tradizionalmente apostoliche, nel senso che è chiaro che storicamente, soprattutto in un dialogo contro l'eretico, Marcione primo fra tutti e poi altri, che cosa si faceva? Si faceva la risposta attraverso l'aggancio a una tradizione, ribadendo l'importanza di ciò che una certa sede dal punto di vista teologico proponeva. E su questo non ci sono dubbi che la teologia che ha formato il canone del Nuovo Testamento non si è sviluppata a Roma, ma si è sviluppata molto di più a Efeso, a Corinto, a Antiochia, a Alessandria, dove vogliamo, a Gerusalemme stesso, ma non a Roma.
Ma non è questo il punto. Il punto è che nel momento in cui le chiese dell'epoca chiudono con un concilio il canone, stabiliscono che cosa in fondo? Un accordo di massima dove in qualche modo la risposta all'eresia è data dal canone interno della Bibbia e non più dalla prima, come dire, dalla, dal primato di una sede o di un'altra o di una sull'altra, ma in qualche modo ci si affida al primato della scrittura. Detto questo, dalla premessa che vi ho fatto diventa abbastanza evidente che quello che la parte protestante può proporre è soltanto un dire: la riforma del papato può avvenire soltanto in qualche modo se il papa è d'accordo, e può avvenire soltanto in termini di rinuncia al primato e rinuncia all'infallibilità, altrimenti non è davvero una rinuncia al papato. Se quello che ne verrà fuori potrà ancora chiamarsi papato, funzione petrina, funzione Paolo Petrina, vescovo di Roma, in fondo non è rilevante. Se si è d'accordo che si vogliono dare dei nomi a un qualche cosa che attualmente non esiste, va bene. Le domande che invece io posso porvi sono altre, cioè è effettivamente necessario una funzione di primato legata a una funzione di unità? Cioè perché? Nel senso, noi oggi parliamo di bisogna essere servi per essere primi. L'unità non può fare in questo discorso. Se l'idea di fondo è essere al servizio di, allora in qualche modo, e questo per esempio lo riconosce nel famoso dialogo di una visita a Roma, il teologo riformato Campardo, dicendo: ma ovvio che ci sono dei vicari di Cristo. Qualunque predicatore, nel momento in cui invoca la presenza dello Spirito e si auspica in preghiera che la parola detta è parola di Dio, cioè quello che tutto sommato avviene ovunque la parola di Dio venga predicata e dove lui ha preso nell'unito in suo nome, in quel momento è vicario di Cristo. Allora in questo si pone un problema, cioè se essere vicario di Cristo è il servizio di annunciare la parola di Dio laddove due sono riuniti in questo nome, e questo è un privilegio dato a ogni credente, nel senso che nel momento in cui una chiesa riconosce il sacerdozio universale ai suoi credenti, vuol dire che in qualche modo la parola della testimonianza, della parola di Dio può essere data a chiunque. Ovviamente la funzione di vicario di Cristo esiste, ma è, come dire, allargata a me nel ruolo di predicatore della domenica mattina nella mia chiesa, ma a ciascuno di voi nel momento in cui rende testimonianza, e la vostra testimonianza appunto farà sì che forse qualcuno, grazie a questa parola udita, si converte. Il problema è, da parte riformata, la pretesa da parte di una funzione di autoproclamarsi vicario di Cristo. Nel senso, a che titolo una funzione legata a una chiesa, per quanto importante sia, per quanto fondata dall'apostolo Paolo, Pietro, fondata da qualcuno, non importa, ma anche ammesso che Pietro sia stato il primo vescovo di Roma, cosa sulla quale ci sono tantissimi dubbi storici, ma anche ammettendo, diciamo, una funzione da parte di Pietro negli ultimi anni del suo ministero a Roma, paragonabile delle funzioni a un qualche cosa che ha a che fare con la funzione di vescovo, così come veniva definito all'epoca, cioè sostanzialmente una funzione di livello leggermente inferiore a quello dell'apostolo, ma più di tipo organizzativo gestionale, come oggi della comunità locale, perché rivendicare un ruolo, diciamo, un titolo di vicario di Cristo? Come questo titolo viene esplicitato? Quale continuità esiste tra l'idea di rivendicare un ruolo di vicario di Cristo nel primato dell'infallibilità? Allora, perché in questo, e qui forse la critica più sostanziale dal punto di vista protestante, riprendo questa espressione bellissima che è stata usata prima, cioè organizzare giuridicamente l'operato della grazia. Allora, in questo sta la problematica protestante, nel senso che nella... due minuti finisco con questa battuta. Dal punto di vista riformato, il problema dell'unità della Chiesa è risolta nell'unità in Cristo, la cui parola è annunciata e validamente trasmessa, noi crediamo, nella parola scritta, in qualche modo universalmente, nel senso collegialmente decisa dalle chiese nei concili, e nella parola annunciata e praticata. E in
ortodossa, come di quella cattolica romana e di quella luterana. Il problema dove nasce? Nasce nel fatto che nel momento in cui si ritiene di poter dire che la funzione papale ricopre il titolo di Tempio di Cristo a nome di tutti i credenti, e che questo rimane come segno visibile dell'unità, e quindi si mette un legame a nostro giudizio non necessario tra l'unità, il primato e l'infallibilità, in qualche modo si fa slittare la fede in Cristo come opera della grazia in una fede nella Chiesa, nel senso che in qualche modo che cosa è in gioco qua? Non tanto una questione politica, una questione di giurisdizione, una questione di, come dire, di visione di chi decide su quale territorio, ma una questione della libertà della parola di Dio e dell'Evangelo, nel senso che se l'autorità è quella biblica e della parola contenuta nel carne, questa parola non può essere inglobata, per quanto possa essere alto il livello di saggezza, di fede, eccetera, in un'unica persona votata, in un'unica chiesa e soprattutto in un unico ruolo che in qualche modo non corrisponde a qualche cosa che ha un fondamento biblico, nel senso che perlomeno esiste come funziona la funzione episcopale, sicuramente a livello biblico, ma appunto a livello collegiale suddiviso come ruolo gestionale intercollegiale. Allora, in questo c'è un grosso problema da parte protestante, perché se la struttura della Chiesa Cattolica Romana ritiene in sé di poter continuare a tenere al suo interno una funzione del genere, questo propone un grosso problema, perché in qualche modo fa diventare, come in effetti è, la Costituzione dogmatica che sancisce il primato di fallibilità del Papa, un articolo di fede, e in qualche modo quindi vuol dire che l'articolo di fede propone come oggetto di fede la Chiesa Cattolica Romana e non più Cristo. Questa è la motivazione di fondo, riassunta brevemente in maniera artificiale in 5 minuti, del motivo per cui all'epoca dei riformatori del 500 il Papa venne definito l'anticristo, nel senso che non svolge alcuna funzione utile all'interno della cristianità per svolgere un ruolo di servizio che invece si prende il titolo di fare. Boh.